una cosa importante. I grandi musei di antichità sono in ampia parte dei musei che nascono sulla base di collezionismi, sulla base dell'antiquaria o anche sulla base di vere e proprie razzie, ma questo è di razzie fatte in tempi di guerra o anche non. Dico solo il British Museum, i musei di Berlino, lo stesso Louvre. Il museo egizio di Torino è un museo particolare anche per questo, perché è un museo che ha alle spalle l'archeologia, ovvero lo scavo. Ecco. Sì, per metà, perché allora 5.800 oggetti arrivano nel 1824 dalla collezione Drovetti, quindi anche questi possiamo dire reperiti non proprio in uno scavo controllato, soprattutto a Tebe. E poi abbiamo invece la grande unicità del nostro museo, ovvero il fatto che nel 1901 Schiaparelli, che era diventato direttore nel 1894, decide di andare in Egitto a scavare, e lo fa non solo nella capitale religiosa, ovvero Tebe, ma va anche nella provincia, a Gebelein, Kaw al-Kabir, Hamamiya, quindi trova delle collezioni provinciali dove viene espressa l'elite provinciale. Noi di questi reperti abbiamo non solo i reperti stessi, ma abbiamo più di 10.000 lastre fotografiche di Schiaparelli e abbiamo i diari di scavo. Ecco, questo, mi chiedevi come sarà il nuovo museo dal 1 aprile, sarà una cosa che sarà fruibile, e voi che siete la nuova generazione digitale forse potrete apprezzare che ognuno il prossimo anno riceverà un tablet entrando in museo, e nel tablet caricheremo la realtà aumentata, ci sarà una modellazione 3D, la foto immersiva per ricreare il momento della scoperta archeologica, perché abbiamo le foto e dalle foto storiche possono essere rese tridimensionali, per cui uno si può immergere nella foto nel momento della scoperta. Dunque, allora, hai accennato alla, diciamo, alla riapertura del museo. Ecco, però parliamone un po'. Quali sono le principali iniziative di questa riapertura? Quando sarà questa riapertura? Allora, la riapertura sarà il 1 aprile. Il nostro museo, io lo dico a tutti, è una cosa un po' forte, però ne dobbiamo rendere conto. Forse mi riallaccio alla tua prima domanda sulla notorietà. Allora, viene detto è il secondo museo al mondo. Io dico subito non è vero. Forse siamo la seconda collezione al mondo, ma non siamo il secondo museo al mondo, perché un museo è un istituto che fa ricerca, che la comunica, che fa progetti espositivi, che pubblica nelle riviste internazionali, che ha un apparato curatoriale importante. Ecco, questo non lo siamo, però questo è quello che noi ambiamo, e ambiamo a piccoli passi. Io sono arrivato e c'era un curatore e mezzo, ovvero uno assunto e uno il cui contratto scadeva dopo 4 settimane. Adesso non posso far miracoli, però adesso siamo in 8, con me 9, 8 egittologi, ancora troppo pochi, e sono tutti giovani, fra cui in un momento in cui si dice che i giovani se ne vanno dall'Italia, io sto richiamando dei giovani che all'estero erano e in Italia vengono, e addirittura anche uno straniero, un belga, che arriva lì. Ma perché vi dico questo? Perché far ripartire la ricerca e renderla visibile sarà anche quello che noi vogliamo comunicare. Le iniziative saranno quindi innanzitutto due. Il 31 marzo, come fanno i grandi musei internazionali, ci sarà una preview per la comunità scientifica nazionale e internazionale, perché il nostro museo deve comunicare in Italia, ma deve comunicare con il mondo, con le grandi collezioni internazionali. E il museo verrà presentato a loro. Il 1 aprile invece il museo verrà regalato alla cittadinanza, ovvero non faremo grandi feste, ma il museo sarà aperto a tutti, ci saranno i curatori in ogni sala che daranno delle speed lecture che spiegheranno le cose più importanti, il museo sarà gratuito e a tutti coloro che verranno il 1 aprile daremo anche un gadget. Per regolamentare il flusso, ovviamente, faremo partire subito dopo Natale anche un sistema di prenotazione, perché non vogliamo, anche se sarà gratuito, non vogliamo però che la gente debba stare in fila 8 ore per entrare al Museo Egizio. Ma ritengo che sia giusto donare il museo e donare anche un piccolo gadget alla città e alla nazione che così ha contribuito a uno dei suoi musei più importanti, investendo. Quindi in primis la città di Torino e tutti quelli che vorranno venire potranno visitare il museo gratuitamente per un giorno. Allora, sullo sfondo hai fatto scorrere delle immagini. Sono delle immagini che ci riportano all'Egitto, perché ogni tanto non bisogna dimenticare da dove veniamo. E su questo vi voglio dire una cosa bellissima.
sono una delle sale dell'antico del nuovo museo sarà dedicata alla Nubia, perché una cosa che forse quasi nessuno sa, alla Nubia, quindi la Nubia è quella regione che è collocata fra il sud dell'Egitto e il nord del Sudan.